abbiamo in collegamento il nostro primo ospite di questa puntata di Just Today, è Alberto Cavallini, il direttore dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, direttore, ieri è uscito il nuovo numero della rubrica del periodico Voci e Volti, il periodico della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, il numero 125, periodico che dal 2010 cerca un po' di raccontare non solo la nostra diocesi, ma un po' tutte le esperienze pastorali e sociali anche oltre i confini della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Le vorrei chiedere, direttore, cosa è cambiato secondo lei anche dal 2010 ad oggi, anche nel modo di fare comunicazione e del come fare comunicazione sociale e soprattutto di tipo ecclesiastica, religiosa? Beh, le linee, diciamo, programmatiche guida ce le dà il Papa ogni anno in occasione della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che ricorre, si festeggia in tutto il mondo il giorno dell'ascensione del Signore. Ed è una festa, lo voglio sottolineare, che è stata sancita addirittura dal Concilio Vaticano II, che ha voluto che in tutto il mondo si festeggiasse la giornata delle comunicazioni sociali. Ebbene, il Papa Francesco sta sottolineando, anche nel messaggio di quest'anno, la necessità di innanzitutto dialogare con gli altri molto e mai restare rigidi nelle proprie posizioni, e poi soprattutto evitare le fake news, cioè le notizie che possono in un certo senso far scalpore, ma che sono false, e poi soprattutto parlare in sincerità e col cuore. E questo è lo sforzo in pratica che cerchiamo di fare come piccola redazione diocesana, portando avanti questo giornale che vuole essere appunto già nel titolo la voce e anche il volto di tutte le persone che abitano il territorio così vasto della nostra arcidiocesi, che abbraccia quasi tutto il Gargano e addirittura arriva fino alle isole Tremiti e alle porte di Foggia, perché pensiamo che abbiamo una parrocchia alle porte a 5 chilometri dalla città di Foggia, che è Borgo Mezzanone, che fa parte del comune di Manfredonia. Direttore, questo periodico che nasce come un giornale cartaceo e che oggi in realtà poi da alcuni anni è anche accessibile online al sito vociavolti.blog, quindi non solo per chi è fisicamente in Sì. diocesi, ma chi è anche in altre zone d'Italia. Proprio il fatto che possa essere raggiunto online su un sito web, stiamo vivendo un'era in cui i social, soprattutto i canali Facebook, Instagram, Twitter, pensiamo all'account anche Twitter del Santo Padre, stanno un po' rivoluzionando proprio il modo di fare comunicazione. Quanto può essere difficile, o se ci sono anche magari dei punti a favore, fare comunicazione oggi in questo mondo che è sempre più protagonista con i social, gli account Facebook, Instagram o Twitter, in un panorama quale quello appunto della Chiesa, quello ecclesiastico, che magari spesso viene percepito anche dal cittadino, dal fedele, come magari un mondo troppo anziano, ecco, troppo magari non adatto ancora ai social. Dunque, questo è verissimo. Posso dire per esperienza diretta che un po' hanno influito i costi del cartaceo, che ultimamente sono ascesi alle stelle, hanno triplicato addirittura il costo del giornale per via del costo della carta, che è aumentato enormemente. Ma è vero, noi conserviamo la versione cartacea, sia pure ridotta, proprio per questo mondo cattolico di una certa età che non è avvezzo alla informatica o alla lettura, del giornale attraverso il
internet o i social, eccetera. E infatti proprio ieri sera ho incontrato, sono stato a Monte Sant'Angelo, ho incontrato Don Andrea Starace, carissimo sacerdote che conosco fin dall'infanzia, che mi diceva, siccome ho fatto un articolo su di lui, mi diceva, sai, io non sono capace di leggere sul telefonino o al computer e quindi mi piace il cartaceo. Io gli ho detto, certamente, il cartaceo è per una certa fascia di età di persone. E, però c'è da dire che attraverso i nuovi sistemi di comunicazione, quindi attraverso il sito, attraverso WhatsApp, eccetera, noi riusciamo a raggiungere un vastissimo pubblico che è intra ed extra territorio regionale, forse anche extra regionale, moltissimo, superiore all'intra regionale. Abbiamo circa 4.000 indirizzi di posta elettronica a cui inviamo il giornale, oltre al sito. E il sito, devo dire, dai report che abbiamo ricevuto, ci sta dando delle soddisfazioni. È un anno che abbiamo messo online il giornale. Ebbene, circa 9.000 utenti hanno visitato il sito, insomma, con uno share molto alto che ci ha lusingato. E anche il, diciamo, se noi togliamo il 50% di persone che hanno solo curiosato entrando in questo sito, che non è il sito ufficiale della CEI, un sito proprio, si serve di blog per la trasmissione del giornale, forse tante persone sono entrate giusto per curiosità, però il 50% forse, quindi un 4.500 persone hanno, sono state interessate, quindi sono entrate a curiosare quantomeno e quindi a spulciare il nostro giornale, che appunto parla della vita, della vitalità, della vivacità della nostra chiesa del Gargano. Direttore, lei ha parlato, tra l'altro ha fatto riferimento anche a Don Andrea Starace, lo vogliamo ricordare, proprio in questa settimana, il 28 aprile, quando festeggerà i suoi 90 anni, ci ha dato, ecco, l'occasione in questo momento per rivolgere a Don Andrea, ex vicario generale emerito di questa arcidiocesi, per i suoi prossimi 90 anni. Ma in questo numero di Voci e Volti c'è anche il messaggio di Padre Franco Moscone, vescovo della diocesi di Manfredonia San Giovanni Rotondo, per il 47esimo Rally della Pace, che si svolgerà, come ormai da tradizione, il prossimo 25 aprile. Parola chiave di questo messaggio, direttore, è perseveranza? Sì, certamente. E quest'anno è interessante, mi ha scioccato il titolo che è stato dato al Rally della Pace. E lo voglio ricordare, al 47esimo anno, il Rally è stato ideato, voluto da un insegnante, un maestro ormai in pensione, avanti negli anni, ma attivissimo, Matteo Leone, che 47 anni fa ha voluto, essendo responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi, ha voluto che nascesse questa manifestazione diocesana di tutta l'Azione Cattolica Ragazzi. E mi ha scioccato, dicevo, il titolo Azione Cattolica Ragazzi, certo. Ecco, come dire, Olimpiadi dell'Azione Cattolica Ragazzi. E, è una manifestazione veramente molto bella. Quest'anno sarà fatta per vicarie, non ci sarà ancora la manifestazione in Italia di tutta la CR diocesana in un'unica cittadina della nostra diocesi, ma sarà fatta per vicarie e quindi ogni vicaria si è organizzata in proprio e quindi vedrà l'incontro di tutte queste, di tutti i ragazzi che aderiscono all'Azione Cattolica. Il vescovo nel suo messaggio indica quattro campi,
di giocare con entusiasmo e soprattutto indica ai ragazzi l'icona biblica degli Atti degli Apostoli in cui viene indicato appunto il campo in cui essere perseveranti e seguire l'insegnamento degli Apostoli. E questo mi sembra importantissimo, un Grazie. mondo in cui sembra che ognuno voglia fare di propria testa, voglia, come dire, far valere la propria opinione e senza dialogare, senza ascoltare gli altri. Gravissimo, insomma, è importante ascoltare in campo ecclesiale la voce degli apostoli. Grazie. Voglio ricordarti, carissimo, no, un'ultima cosa Sì. che mi è molto cara. Quando ho studiato a Bologna, negli anni 60, anni 70, era arcivescovo di Bologna il cardinale Lescaro, una grande figura del concilio, è stato il promotore della riforma liturgica, perché fino al 70, non dimentichiamolo, la messa si celebrava in latino, quindi dal 1970 è cominciato piano piano, prima le letture in italiano e poi tutta la messa, quindi è stata trasportata nelle lingue nazionali. Ebbene, come giovani della FUCI, i giovani universitari, noi seguivamo ogni giovedì il vescovo che si sedeva in cattedra e in pratica faceva quella che era una novità per l'epoca, la lectio, e mi ricordo benissimo che lui ci raccomandava una cosa importantissima, ce lo ripeteva continuamente: ragazzi, ricordatevi che dovete volere bene non a Giacomo, lui si chiamava Giacomo, ma al vescovo, non a Paolo, ma al Papa, e dovete ascoltare la loro voce, che è la voce degli apostoli. Grazie, grazie direttore. Purtroppo non abbiamo altro tempo perché i tempi tecnici Sì, televisivi sono ho molto sforato, contingentati. ho sforato, ho sforato. Grazie davvero Ci per essere stato rovedi con a noi e questo avremo punto. sicuramente l'occasione magari di rivederci anche nelle prossime puntate di Just Today. Grazie e buona giornata. Grazie, Grazie, ciao, buon lavoro e buona giornata. allora un altro veloce spot pubblicitario e poi torniamo ancora qui con gli altri ospiti di questa puntata di Just Today. A tra poco.